Mister Viassi, il pari di oggi col Casale penso sia una beffa atroce, no? Per come avete giocato, per la prestazione che è stata di alto livello e per come poi è arrivato il pari. Quindi dispiace, no? Perché comunque avete dimostrato ancora una volta comunque di essere vivi e di essere, insomma, pienamente in corsa per centrare l'obiettivo salvezza. Sì, siamo in corsa e siamo in corsa solo per un motivo, perché facciamo delle prestazioni di questo tipo. Quindi viene difficile entrare negli spogliatoi dopo una partita di questo tipo e consolare una squadra che ha fatto una prestazione così di grande livello, come giustamente hai detto, soprattutto per i contenuti, secondo me, tecnici, proprio dello sviluppo del gioco, della manovra. E quindi così, quello che dicevo, che quando avremmo recuperato tutti i giocatori saremmo stati un'altra squadra da 4-5 partite è lì da vedere. Quindi prima il nostro, diciamo così, limite poteva essere il gol, l'attacco e tutto quanto per lo sviluppo. Adesso no, adesso costruiamo, finalizziamo, siamo quella squadra che dovevamo essere dall'inizio del campionato e per tantissimi motivi non lo siamo stati. In primis il periodo del Covid che ci ha bersagliato e poi i grandissimi infortuni che abbiamo avuto dei giocatori importanti. Quindi dico sempre che avrei voluto vedere, faccio come è un paradosso, no? Però se l'Inter, lo dicevo prima ad Aghemo che era così ospite a vedere la partita. Cioè, vorrei vedere se l'Inter avesse giocato 3-4 mesi senza Lukaku e Lautaro Martinez, se avrebbe vinto il campionato. Io penso che avrebbe avuto delle grosse difficoltà. Noi, che il centro è diverso, diciamo il bersaglio è diverso, il bersaglio della salvezza, abbiamo così, cioè, ci è costato caro quegli infortuni, però c'è ancora spazio, sono 7 partite, giocando in questa maniera siamo imbattuti, è quasi un record per le ultime in classifica. Essere imbattuti da 4 giornate e niente, quindi dobbiamo prendere il buono da questa partita, giustamente come diceva il presidente, il buono è la grandissima prestazione, le buone cose fatte e poi però al di là del fuorigioco, no, che ci può essere sul gol del 2-2, l'errore che non possiamo prendere su un lancio lungo con 3 giocatori contro uno, un gol su un calcio d'angolo a favore, una squadra che si deve salvare. Non può e non deve, e non può permettersi di prenderlo, tanto più che costano 2 punti, sono 2 punti carissimi, pesanti, cioè è un pareggio che non meritavamo, la vittoria penso sarebbe stata, diciamo così, il premio giusto per quello che si è visto oggi. Sul 2-1 abbiamo avuto un'occasione clamorosa solo davanti al portiere con Koulibaly, che si è allungato la palla, però sai, con la prestazione che ha fatto oggi il ragazzo. Ovviamente è un errore, cioè, diciamo, massacrarlo su quell'errore, però c'è stato poi un'altra situazione, 2 parate grandissime del loro portiere, il primo tempo abbiamo preso un palo con Koulibaly, un paio di occasioni gol, anche nel secondo tempo una grande azione sulla destra, palla messa dentro, non siamo arrivati a porta vuota a spingerla dentro, quindi una squadra che deve salvarsi, che crea 7-8 palle gol. E di buon auspicio per il proseguo di questo terribile e difficoltoso campionato. Sai che poi, insomma, i 2 punti che non sono arrivati avrebbero cambiato definitivamente, no? La classifica, proprio la corsa, perché sarebbe riaperto tutto definitivamente, no? Sì, sarebbe riaperto tutto, però ripeto, non è questo il percorso di facciamo un esempio, basta invertire il risultato, calcolare che a Imperia in 10 abbiamo vinto, poteva essere un pari e oggi avresti vinto. Sì, poi bisogna anche essere così lucidi e corretti. Quella è stata una vittoria meritata, però dico una vittoria pesante, una vittoria, il pareggio all'ultimo minuto con la Caronnese. Cioè, ci sono delle volte così che cambia. La cosa, ripeto, per continuare una rincorsa importante, sono importanti le prestazioni, la continuità delle prestazioni. Continuità delle prestazioni dicono che nonostante un'interruzione di 20 giorni abbiamo giocato con la Folgore Caratese, una grandissima squadra, abbiamo vinto 1-0 e oggi abbiamo fatto 2-2 con un Casale vivo che non ha mai, ci ho sempre creduto, non ha mai mollato, con dei giocatori che sono per questa categoria
fanno la differenza, Poesio e su tutti, e Lewandowski che è un piede, non è che lo conosco adesso, quindi è un avversario che ho conosciuto anche in eccellenza, e quando era in eccellenza dicevamo che non c'entrava niente in eccellenza, quindi in Serie D oggi ha fatto vedere tutto il suo valore che conoscevamo, perciò una squadra viva, forte, che ha fatto una marea di risultati consecutivi, quindi dispiace, meritavamo la vittoria, però ripeto, la prestazione è positivissima, dobbiamo restare in fiducia e crederci, perché questo bisogna partire da queste prestazioni per salvarsi. Mister, ti chiedo però solo ancora una cosa, come doversi confrontare con una corsa per non retrocedere non sapendo ancora quale sarà diciamo, il regolamento poi Ma finale? difatti Perché manca sempre di meno, questa è quindi. una mancanza di rispetto verso le società, quindi è semplice, sembra che tutto quello che stiamo facendo sia una cosa di come fosse un campionato professionistico e così, però l'incertezza, non sai quanti ne vanno giù, non sai quanti fanno i play-out, non sai niente, cioè veniamo sottoposti dei tour de force che neanche la Champions League e l'Europa League fanno. Tenendo conto, ripeto, che c'è una marea di ragazzi giovani che vanno a scuola, gente che ha degli impegni lavorativi anche, e giochiamo ogni 3 giorni, tamponi a nastro, cioè, mi sembra tutto purtroppo fuori dimensione, come in Italia molte cose sono fuori dimensione, ma questo lo direi anche se fossi così, pertanto ho 57 anni, non ho bisogno di così, per fortuna quello che ho fatto nel calcio è lì da vedere, non sono le chiacchiere. E quindi penso che sia l'assurdità della Serie D proprio a oggi, al 9 di maggio, non sapere quante squadre non retrocedono, e lo dico ancora, l'assurdità del Tour de Force che sto facendo io, che è un'eccellenza, vadano delle squadre in Serie D facendo 9 partite in un campionato che fra due o tre domeniche quelli che sono terz'ultime, quart'ultime, penultime fanno giocare i ragazzini, e quindi non ha... un campionato senza significato, ma però ripeto, l'ho già detto 1.000 volte, so che mi attirerò delle antipatie, ma non è che mi interessa, perché tanto lo dicono anche allenatori di squadre di Serie D che sono prima in classifica o metà classifica di questa cosa dell'eccellenza, quindi poi per di più un campionato a 20 squadre dove ci sono 38 domeniche, cioè noi finiremo forse il 13 giugno, perché forse dico forse perché a oggi non si sa neanche come si fa a recuperare, ci sono delle squadre che hanno 3-4 partite in meno, nel girone mi sembra G, nelle squadre del Pineto così, hanno 4-5 giornate in meno, non so quando le faranno, forse giocheremo domenica, martedì, giovedì e domenica, quindi un po' come il Superenalotto, cioè, prima c'era un'estrazione del lotto settimanale, poi hanno capito che se ne facevano tre si guadagnava tanto, e qui ci faranno giocare anche noi ogni 2 per 3, ma lo trovo, diciamo così, semplicemente scandaloso. Quindi così, va bene, però noi facciamo quello che ci viene chiesto, lo stiamo facendo bene, però è difficile perché oggi abbiamo giocato, domani pomeriggio ci rialleniamo, c'è tamponi, martedì anche, mercoledì andiamo a Chieri, poi giochi domenica, cosa fai? Giovedì ancora, venerdì e riposo? Mai. Mai riposo, la parola riposo è cancellata in Serie D, non c'è, quindi è così, è una cosa penso fo folle.